Niente, oh, non ci sta niente da fare, provo a fare un video dopo tanto tempo, ma questo video può essere girato solo e unicamente con l'iPhone, perché andremo ad unboxare lei, la mia nuovissima S5 MacBook Air. Però volevo dare comunque, capito, un tono di, con l'audio, un po' di professionalità, ma non riesco a collegare nessun microfono all'iPhone, quindi abbiamo un bel lavalier della Rode, abbiamo il nostro MacBook, però non trovavo la clipettina per... sì, è venuta una merda. A posto, perfetto, meglio di così si muore, quindi iniziamo, anzi no. Ecco, ora iniziamo. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Sono tornato con l'unboxing della mia nuova camera. La nuova camera che mi accompagnerà per tantissime produzioni, tantissimi video, tantissimi lavori, tantissimi tutto, tantissime foto. E quindi niente, sto veramente sbariando da tantissimo tempo per provare a fare questo unboxing, quindi direi di procedere all'apertura. Ovviamente sono un grande... Complimenti Ciro, ti sei dimenticato di prendere il coltellino per aprire questa cosa. Sono scocciato, quindi... No, non ce la farò mai, non ho le unghie. Eccolo qua. Abbiamo rimediato il fantastico coltellino degli unboxing. Andiamo a tagliare la garanzia senza... No, non tagliare il cartone anche, però... Bello questo unboxing... Promette benissimo, ecco qua. Ok. No, vabbè, non so io che sono deficiente. Sì, so io che sono deficiente. Madonna, ragazzi. Mamma mia. Niente, ancora suspense. Vedo del pluriball, sento del peso, eccola qua. Ovviamente in confezione troviamo una bellissima tracollina Lumix, no, era molto più bella la vecchia. Troviamo un bel cavo USB-A 3.0, 3.1, non lo so, USB-C come al solito. Poi abbiamo l'alimentatore con la porta USB con la presa americana che non ci interessa. L'alimentatore USB con la porta europea che comunque non ci interessa. E una fantastica batteria Lumix di qua, delle quali ne ho tantissime. Va bene, quindi rimettiamo a posto tutta la roba originale che non ci interessa, perché come con la vecchia S5 non ho aperto niente, non lo farò con questa. Il cartone si chiude una merda, va bene. Rimettiamo tutto insieme, anzi no. Ecco qua, passiamo al vero succo della cosa, anche perché ho poco tempo per registrare, perché l'iPhone in ProRes mi registra poco, quindi... Madonna. Signori e signori. Oh, ma quanto è sporgente questo mirino! Ragazzi, ma è leggerissima. Perché mi sa molto... non c'è la batteria, ok. Lo schermino si blocca, fa gli scatti. Non so se lo faceva anche la mia quando era nuova. Però questi grandissimi cazzi. Ragazzi, abbiamo finalmente... Non le unghie. Continuiamo a non avere le unghie. Abbiamo la porta HDMI, che vi voglio far vedere, che la voglio vedere anch'io. Standard, non mini come nella precedente versione. Mannaggia me, è che mangio le unghie. Però complimenti a Lumix che ha fatto gli sportellini che si chiudono bene. Ecco qua. Tanta roba, ragazzi. Speriamo che l'iPhone ha messo a fuoco. Lei sicuramente lo farà meglio, spero. Andiamo a vedere il sensore.
non lo vedete più. E niente, fondamentalmente di qua abbiamo due slot per le UHS-2 SD, purtroppo non CF Express, ma ci faremo andare bene anche questo. Abbiamo i pirulini per mettere la tracolla molto più agevolati, sono molto più carini. Non ci sono quei cosi che fanno rumore che devi togliere sempre, quindi tanta roba. La modalità di scatto per la 96 megapixel, se non erro, tanta roba. Il carrellino per i microfoni, luci e quello che ci vuoi mettere sopra. La ghiera, sempre ovviamente identica, con tutte le funzionalità classiche che già aveva. Un po' più di spazio, il pulsante REC è stato messo in una posizione leggermente diversa, se non sbaglio. Non lo so, beh. Continua a non farmi impazzire. Ah, attenzione, ma questa ghiera è stata spostata. Questa non era qua. Ah, oh sì. Non mi ricordo. Bene. Questa pure è stata cambiata, la ghiera dell'ISO. Ovviamente, se non mi sbaglio, è personalizzabile, ma ha ruota anche il pulsante all'interno. Molto più dura rispetto alla vecchia. I tasti sono sempre nella stessa posizione qui sopra. Tanta roba. E niente, diciamo che adesso la faccio vedere un po' più nel dettaglio, facciamo qualche ripresina un po' più caruccia. Che ne dite? Vediamo un po' l'iPhone come si comporta per fare questi B-roll. E niente, finalmente è arrivato. Perfetto ragazzi, quindi da questo unboxing della mia nuova S5 Mark II è tutto, spero vi sia piaciuto, era un unboxing rapidissimo, fatto un po' alla casa, insomma. La mia filosofia su YouTube è cambiata, quindi meglio fare che non fare assolutamente, e il periodo è già difficile per tantissime cose che non credo vi racconterò qui su YouTube, e sono cose abbastanza delicate e personali, ma niente, spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia fatto rosicare abbastanza. Se avete aperto questo video è perché o state valutando l'acquisto o ne volete una. E starete anche pensando, guarda sto coniglio che l'ha presa e non ne sa manco parlare così così. No ragazzi, so tutto quello che devo dire, l'unica cosa è che vado molto di fretta, quindi sti grandissimi cazzi. Per questo video è tutto, lasciate un bel like o un dislike se siete diversi di Andrea, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo sicuramente in un prossimo video se uscirà questo. Se state vedendo questo video, aspettatevene altri. Ciao!